Ivan, 17 anni, promessa del nuoto ucraino in fuga dalla guerra, trova aiuto nell'USP di Bologna. A Parma la casa della nonna messa a disposizione per i profughi. Buongiorno dal TG dell'Emilia Romagna. In primo piano l'accoglienza dei profughi che scappano dalla guerra in Ucraina. Più di 7.000 le persone già arrivate in regione. Tra loro Ivan, 17 anni, promessa del nuoto, che a Bologna spera anche di tornare a gareggiare. Lo ha incontrato Marino Cancellari. È la prima volta che si tuffa in piscina dopo molto tempo. Il viaggio da Kiev è durato 12 giorni e dall'inizio della guerra ha vissuto nello scantinato di casa insieme ai genitori. Ivan Denisenko è una promessa del nuoto in Ucraina. Ha solo 17 anni, per questo è potuto espatriare. Ho lasciato a casa mia i miei parenti, mia madre, mio padre, tanti miei amici. Mi sento anche molto in difficoltà in quanto non capisco la lingua. È frastornato Ivan, come tanti suoi connazionali in fuga dalla guerra, vive con dolore la trovata tranquillità. Sono stato obbligato di lasciare il mio paese, io vorrei vivere nel mio paese, non sono contento. Vuole anche ringraziare tanto a popolo italiano che aiuta tantissimo al popolo ucraino. In questo caso un aiuto concreto è arrivato dall'USP, l'Unione Italiana Sport per Tutti di Bologna. Appena pronti i documenti, Ivan potrà gareggiare. Noi abbiamo sempre sfruttato lo sport come metodo di inclusione e questa è una bella esperienza che dimostra che lo sport è fortemente inclusivo. Lilia, che ci fa da interprete, è la zia. In questo momento, in una camera di casa sua, ospita lui ed altri 4 parenti. A chi può, rivolge un appello. Ogni famiglia italiana che ha a disposizione una casa vuota, di rivolgersi al comune e di dare disponibilità di affittare sta casa ai profughi ucraini.